Ricordiamo a tutti che non ve l'ho ordinato il medico di andare a votare. Mettere un pezzo di carta in una scatola di cartone non vi cambia di un millimetro la vostra vita. Voi non decidete un piffero di niente. Per loro l'importante è che voi crediate di aver votato. Comunque, se siete contenti di lucidare le vostre catene, andate a votare, mi raccomando. Gente ligia che non sa cosa sia la disobbedienza. Gente che dipende. Gente che parla di Pigliaru e di Renzi scordando l'esistenza dei loro burattinai. Gente dai neuroni devastati dalle ideologie. Gente accogliente. Gente che parla senza immaginare che dietro a tutte le aberrazioni ci sono le fetenzie. Gente che non crede che dietro ai cassonetti dei 4.000 omicidi di Stato all'anno si annidano le oligarchie. Gente sedata. Gente che ricorda di maledire i politici e scorda le oligarchie. Gente convinta che i grafi nel cielo distribuiscono vitamine. Gente desiderosa di assorbire le vibrazioni dei centri commerciali. Gente consumista e globalizzata. Gente istruita dalla scuola e dalle informazioni di regime. Gente amorfa e inconsapevole. Gente che giustifica il modello di turismo proposto da Briatore. Gente che è una profetto. E non è detto che il turismo, come intende il soggetto in questione, sia l'ideale di turismo confacente alle nostre specificità e potenzialità. Abbiamo la presunzione di possedere un concetto di accoglienza turistica molto più etico di quello che propone il servo della globalizzazione e del consumismo. Le fetenzie hanno devastato con i loro paradigmi persino le menti di gente che sembrerebbe ragionare correttamente. Quando capiranno che dietro ogni sofferenza della gente c'è l'azione esclusiva delle fetenzie e quando la gente si disintossicherà delle scorie mondialiste che avvolgono le menti deboli, allora potremo cominciare a parlare di libertà. Andate a votare, mi raccomando.